modeste dimensioni piomba sulla provinciale della Vallestrona, il sindaco di Loreglia, situazione insostenibile. Fuori dal carcere da una settimana, aggredisce con un piede di porco un carabiniere, successo a Verbania. In consiglio passa la mozione del sindaco Pizzi che spiega salvare il San Biagio, altrimenti l'ospedale nuovo si fa a domo. Espulso Renato Brignone in consiglio comunale, la bagarre scoppia sul piano di recupero delle spiagge Tre Ponti e buon rimedio. Tornano gli X-Cat sul Lago Maggiore, i motori dell'offshore romperanno di nuovo a Stresa il 7 e 8 luglio. Domani alle 21 a Verbania, la prima dei playoff della Paffoni contro Aurora Desio, la squadra di Ghizzinardi vuole tornare in Serie A2. Ben ritrovati dalla redazione di Viccia Notizia, questa edizione del nostro telegiornale avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Il masso scivolato a valle dalla parete montana che costeggia la provinciale della Vallestrona. Il tratto incriminato è quello fra Prelo e Chesio nel comune di Loreglia. Sentiamo la denuncia del sindaco Paolo Marchesa Grandi. Anche stavolta è andata bene. Speriamo che vada sempre bene, insomma. Stavolta è un grosso masso che è caduto giù dalla parte alta della montagna nella località tra Prelo e il resto del paese e Loreglia. Siamo nel comune di Loreglia, ma la strada è la strada provinciale. Siamo le solite, verrebbe voglia di dire, sindaco, ma questa è una situazione di emergenza. Probabilmente in serata l'impresa verrà a togliere questo sasso. Si toglie il sasso, i problemi però rimangono da come abbiamo potuto vedere, tra muretti a secco che stanno cedendo, strada che sta, anche quella sta cedendo, anche quella valle verso il fiume. Beh, se facciamo l'elenco qui teniamo anche notte. Ma questa è la strada, sì, che collega dal Prelo a Chesio principalmente, alla frazione del nostro comune. Noi, come hai detto bene tu, non sappiamo più cosa fare. Qui la sicurezza non c'è, non è più garantita assolutamente. Perché come avevi visto sopra c'è la strada che praticamente sta andando via, i guarrai. Sta cedendo proprio anche la sedia stradale, insomma la carreggiata. I guarrai sono praticamente inesistenti, perché se guardi che lì sono totalmente divelti, se una macchina ci batte contro cade. I muretti a secco sono ormai divelti e questa è una situazione ormai più, non più tollerabile. Noi però non sappiamo più cosa fare, perché più che denunciare, più che scrivere, più che andare dal prefetto, più continuare ad andare in provincia, perché anche qua la provincia non può continuare ormai da anni a trincerarsi dietro la solita solfa, non ci sono soldi. Se hai le competenze e le responsabilità delle strade, i soldi li devi trovare, ci sono i tombini tutti pieni, le reti di contenimento che abbiamo visto prima sono piene di massi, se scoppia una rete del genere, altro che tragedie. Però qua cosa dobbiamo fare noi? Cioè, alla fine se succedeva qualcosa che qualcuno ci lascia le penne, chi è responsabile in primis? Sottoscritto qua, in Val Vigezzo sarà quello di Re, dall'altra parte sarà quello di Cannobbio. E come facciamo di continuare a fare il sindaco in questa situazione? Non so, dobbiamo andare a fare una protesta eclatante, dobbiamo chiudere Gravellona, provincia, strade, protestare in 3.000 persone, andare tutta la valle, non so cosa dobbiamo fare. Intanto la frana che dallo scorso 1 aprile causa lo stop del traffico fra Re e Camedo sta creando problemi alla Valle dei Pittori. I lavori non facili causano danni economici al turismo e a lanciare un appello positivo è il sindaco di Santa Maria Maggiore Claudio Cottini, che si fa portavoce dei malumori e del disagio di commercianti, ristoratori e albergatori. Si tratta di perdite importanti, conferma il sindaco di Santa Maria Maggiore, ma che in realtà potrebbero essere limitate se riuscissimo a trasmettere correttamente un messaggio positivo. La strada per raggiungere la Valle Vigezzo da Domodossola è regolarmente percorribile fino a Re e la ferrovia Vigezzina Centovalli è attiva sulle tratte nazionali. Fuori dal carcere da pochi giorni, sorpreso nuovamente con droga, aggredisce con un piede di porco i carabinieri. È stato così nuovamente arrestato. Si è scagliato contro un militare con un piede di porco, l'uomo arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Stresa a Verbania. I militari lo tenevano d'occhio dopo che era sceso dal traghetto proveniente dall'Aveno. L'uomo, MM le sue iniziali, classe 1960, era uscito da una settimana dal carcere dove era finito l'anno scorso per spaccio di stupefacenti. Erano stati sempre gli uomini del maresciallo capo James Lui a stringergli le manette e i polsi. I carabinieri lo hanno seguito fino al suo appartamento a Intra, ma alla loro vista l'uomo ha brandito il piede di porco, scagliandosi contro uno di loro
lavoro, che è riuscito fortunatamente a ripararsi il volto, ma ha riportato lesioni al braccio e alla mano con 7 giorni di prognosi. I militari hanno trovato addosso 25 grammi di droga, tra eroina e cocaina, che presumibilmente era andato in traghetto ad acquistare in provincia di Varese. Sequestrato anche un bilancino di precisione. Alla fine il 58enne è stato arrestato nuovamente con le accuse di resistenza aggravata, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è stato convalidato questa mattina, l'uomo resta in carcere fino al processo del prossimo 9 maggio. La sanità ha tenuto banco nel Consiglio Comunale di giovedì sera a Domodossola. Sentiamo la cronaca di Renato Balducci. Lucio Pizzi e la sua maggioranza tirano diritto sulla sanità. L'obiettivo primario è salvare San Biagio, ma se la battaglia andasse male, Domodossola mette sul piatto della bilancia un terreno per fare il nuovo ospedale. L'area è alle porte della città, in direzione Villa Dossola, la stessa che ottenne il via libera nel vecchio progetto che poi culminò col fallimento dell'ipotesi Piedimulera. Il Consiglio Comunale di Domodossola ha approvato la mozione del sindaco che poggia su questa linea. Col voto favorevole della maggioranza, eccezione fatta per Marina Oliva di Forza Italia, che chiede di dare priorità alla difesa del San Biagio come era nel programma elettorale. Contro ha votato tutta l'opposizione, PD, 5 Stelle e lista Catrini. Lucio Pizzi non ha risparmiato la minoranza. Voi, ha detto il sindaco, siete per una città senza ospedale. Io Domodossola non la posso immaginare senza. L'azione primaria è salvare il San Biagio, ma dobbiamo essere pronti in caso si perda la battaglia. La variante al piano regolatore metterà a disposizione l'area migliore che c'è in tutta la provincia alle porte di Domodossola. Che sia l'area migliore lo si sapeva quando venne scelto Piedimulera, ipotesi sulla quale si sono infrante molte carriere politiche. Vedo l'ospedale di Ornavasso allontanarsi. C'è il nostro ricorso al TAR e quello di un privato. Ma ci sono soprattutto i costi già lievitati. Siamo a 200-240 milioni di euro, mentre per la soluzione di Domodossola ne basterebbero 120-150. Vallo a spiegare alla Corte dei Conti che si vuole spendere 100 milioni in più. Critica la minoranza. Per Claudio Rappetti Lombardo, della lista Catrini, il sindaco ha cambiato idea. Oggi ci dice che vuole un ospedale unico a Domo. Dove è finita la lotta per il San Biagio? Più duro invece il consigliere del PD, Rosario Mauro. Fu con l'amministrazione di centrodestra, guidata da Mottini, che l'ospedale scivolò verso Piedimulera. La proposta di Pizzi è ridicola e affossa l'ospedale unico. Si rischia di far saltare l'ospedale nuovo. Gli ossolani andranno così a curarsi a Borgomanero, perché San Biagio e Castelli verranno comunque chiusi. Quello di Pizzi non è un atto di onestà verso il territorio. Il Movimento 5 Stelle si è detto favorevole al nuovo ospedale, ma per Monica Corsini la soluzione Ornavasso è fuori luogo. Ripartiamo da Piedimulera. Assemblea dai toni animati, anche quella che si è svolta ieri sera a Palazzo Flaim a Verbania. Il presidente Varini è arrivato a espellere dai banchi del Consiglio Renato Brignone. Bagarre ed espulsione per il consigliere di Sinistra Unita Renato Brignone. I toni alti sono ormai una costante nell'assemblea verbanese, ma ieri il presidente Pier Giorgio Varini è arrivato a chiedere a Brignone di sedersi tra il pubblico. Si voleva alzare, a quel punto la sua espulsione è stata messa ai voti, approvata con il sì della maggioranza, l'astensione dei democratici Riccardo Brezza, Alessandro Papini, Michele Rago e Paola Ruffato, contrari all'opposizione. Il punto su cui si è scatenata la bagarre era il via libera degli espropri per le nuove spiagge con parcheggio dei Tre Ponti e buon rimedio. Roberto Campano, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha chiesto che la discussione venisse rinviata perché in commissione non era stato fornito uno dei documenti allegati. È intervenuto il sindaco Silvia Mazzucchi
Marchionini. È un progetto di oltre 1 milione di euro, finanziato all'80% dallo Stato con i fondi del bando periferie e al 20% dal Comune, ha detto. Il bando era nato per la città che avevano problemi di degrado urbano, sicurezza, criminalità. Noi abbiamo ragionato in chiave turistica, recuperando aree da restituire ai cittadini. Credo che nessun verbanese avrebbe pensato un giorno di poter utilizzare quelle due spiagge. Ha proseguito il sindaco, saranno pronte in 4 anni, saranno attrezzate per richiamare tante persone. Per questo, per non che si verifichino i problemi che già vediamo sulla statale 34, abbiamo deciso che era necessario un parcheggio. Marchionini ha anche precisato che ci saranno ascensori, percorsi e sedute che lo renderanno agevolmente fruibili anche per persone con disabilità. Il piano spiaggia è stato approvato con i voti della maggioranza. Non hanno votato Vladimiro Di Gregorio, Giordano Ferrari e Roberto Campana, usciti in segno di solidarietà con Brignone. Astenuti Giorgio Tigano, Patrick Rabaini, Paola Zanoia e Lucio Scarpinato. Contrari Stefania Minore e Michael Immovilli. In apertura cambiamenti nell'assemblea. Zanoia è subentrata per Cittadini con voi al posto del dimissionario Ludovico Martinella. Minore ha lasciato la Lega Nord, che a questo punto non è più rappresentata, e si è spostata nel gruppo misto, mentre Giordano ha lasciato il gruppo misto per entrare in Sinistra Unita con Vladimiro Di Gregorio. Dopo una pausa di qualche anno, i motori dell'X-CAT torneranno a rombare sulle acque del Lago Maggiore. L'appuntamento sarà per il 7-8 luglio nello Specchio d'Acqua davanti a Stresa. Gli X-CAT tornano sul Lago Maggiore, nello specifico tornano a Stresa, culla della storia della motonautica mondiale. La UIM, Federazione Mondiale della Motonautica e promoter della serie, le autorità locali, su tutti il sindaco Giuseppe Bottini e gli organizzatori del campionato, guidati per l'occasione dal responsabile delle operazioni in acqua, Pasquale Sesana, hanno annunciato che il round 2 del campionato X-CAT 2018 si terrà a Stresa nel weekend dal 6 all'8 luglio. Per gli X-CAT si tratta di un ritorno dopo le gare disputate proprio a Stresa nel 2013-2014, successive a due occasioni con la motonautica Class 1, gare in quegli anni dominate sempre da Arif Al-Zafein e Nader Benindi, emiratini leggende della motonautica. Il successo di quegli eventi, con decine di migliaia di spettatori a tifare sulle rive del lago, ha convinto il sindaco di Stresa, Giuseppe Bottini, a credere ancora nell'evento. Eravamo in contatto da mesi e ora la data è stata confermata, afferma Bottini. La nostra città ospiterà le gare nel fine settimana del 7 e 8 luglio. Non saranno solo competizioni nautiche ad animare Stresa, ma puntiamo, continua Bottini, a organizzare una serie di eventi collaterali. Si tratta di un'opportunità grande per la visibilità di Stresa e di tutto il Lago Maggiore. I catamarani toccheranno l'acqua venerdì 6 per una sessione di prove libere, mentre fra sabato e domenica si disputeranno la pole position, gara 1 e gara 2. Il circuito nelle acque antistanti Stresa passerà anche davanti alle isole Borromee, per dare quel tocco in più, per aggiungere storia e bellezza all'emozione e all'adrenalina delle gare di catamarano. Voltiamo pagina, siamo agli appuntamenti. Molti applausi ieri sera al Teatro Maggiore per il concerto che ha sancito il gemellaggio musicale fra le scuole medie Cadorna di Pallanza e quelle scozzesi di Perth. Le due scolaresche si sono cimentate prima nei loro repertori, poi con un pezzo suonato tutti assieme. Le sette note musicali costruiscono dei ponti importanti, ne hanno costruito uno tra la Cadorna di Verbania e la Scozia, con un progetto molto bello che si conclude con un concerto al Maggiore di Verbania. Un progetto che è legato al progetto Eureka, che mette in connessione la scuola di Verbania a Cadorna, quindi tutto l'istituto Rina Montistella di Pallanza, con una scuola di Perth, una scuola scozzese. I ragazzi nostri sono stati in Scozia il mese scorso, hanno passato una settimana bellissima, abbiamo suonato in Scozia in diverse situazioi. E questa settimana loro sono stati ospiti qua da noi. Charlie is my darling, my darling, my darling, Charlie.
cosa hanno provato anche i ragazzi a confrontarsi con dei loro coetanei di un altro paese europeo? Lo scambio tra i ragazzi è andato benissimo, hanno ovviamente praticato la lingua inglese per quanto riguarda i nostri e hanno potuto testare una settimana da soli, lontani dalle famiglie, comunque in un'età abbastanza tenera ancora. Quanti ragazzi più o meno hanno partecipato? 38 ragazzi dei nostri, 34 ragazzi scozzesi, e più 8 insegnanti loro che sono qua con noi e 5 insegnanti nostri, tra cui il sottoscritto, che siamo andati là da loro. Differenza di lingua ma uguaglianza con le 7 note. Assolutamente sì, infatti abbiamo suonato insieme, cantato insieme, e quindi l'esperienza musicale direi che è andata benissimo al 100%. Un progetto da ripetere anche negli anni futuri. Sì, assolutamente sì. Domenica alla festa del Miracolo a Re, il rettore del santuario padre Giancarlo Iulita è ospite stasera alle 21 del Sasso nello Stagno, il settimanale condotto dal nostro direttore Maurizio De Paoli, che torna anche sabato alle 17 e domenica alle 14. Intanto domani a Domodossola la benedizione di un mosaico dedicato alla Madonna di Re e donato alla parrocchia della Cappuccina. 524 anni fa, era il 29 aprile, il Miracolo di Re, domenica la celebrazione della ricorrenza presso il santuario con la messa solenne alle 15. Per l'occasione domani, sabato, alla Cappuccina di Domodossola sarà presentato un grande mosaico della Madonna di Re, dono alla parrocchia di Sant'Antonio da parte dell'artista sardo Gianni Basciu di Sant'Antio, collegato ai padri Cappuccini dopo il suo impegno presso il Treno dei Bimbi di Crovio. L'omaggio vuole ricordare la prima chiesetta della Cappuccina dedicata alla Madonna di Re, che si trova nei pressi di Sant'Antonio. Ci sarà anche il vescovo Monsignor Brambilla. La cerimonia inizierà alle 16:30 con la presentazione e benedizione del mosaico. Seguiranno la messa e la processione per il trasferimento dello stesso dalla parrocchiale alla chiesetta della Madonnina di Re. Alle 19 una conferenza storica di Wanda Cecchetti, alle 21 concerto del Civico Corpo Musicale di Domodossola. Il mosaico rimarrà esposto per tutta la giornata di domenica, poi sarà ricollocato definitivamente in parrocchiale. Al santuario, al Miracolo di Re, ha dedicato un bel approfondimento firmato dal nostro direttore Maurizio De Paoli anche il settimanale Credere del gruppo editoriale di Famiglia Cristiana. Si ripercorre la storia e si rimarca l'attualità del messaggio della Madonna di Re in 5 pagine ricche di foto, anche in chiave turistica. Ritorna sul lungolago di Verbania fino a domenica l'appuntamento con lo street food di Platea Cibis. Fino a domenica sul lungolago di Pallanza torna Platea Cibis, il festival itinerante con il cibo da strada più caratteristico, di nuovo a Verbania in collaborazione con l'associazione Cuore di Donna VCO Onlus. Gli stand affacciati sul lago accoglieranno verbanesi e turisti con una kermesse culinaria itinerante con prodotti regionali tipici italiani e piatti internazionali. Platea Cibis ogni anno tocca le principali piazze italiane. L'anno scorso l'arrivo della carovana era stato un grande successo, un'opportunità per partire per un viaggio alla scoperta degli antichi sapori come i cibi di strada e i piatti tradizionali della cucina popolare, la trippa, il lampredotto, il bollito toscano, le trofie al pesto, la focaccia genovese e poi lo gnocco fritto romagnolo, panelle e cannoli siciliani, i wurstel del Sud Tirol, le bombette pugliesi, i prodotti della Calabria, i formaggi e i salumi della Val d'Aosta, delle Marche e dell'Umbria, le bontà dolci e salate della Campania, i sapori del Piemonte. Una fiera del cibo di strada a cielo aperto dove gustare le migliori ricette italiane di street food. Appuntamento dunque fino a domenica sera sul lungolago di Pallanza. Le opere di artisti in erba nella mostra Segni d'arte, domani l'inaugurazione a Villa Giulia Verbania, il 14 maggio invece incontro al maggiore dedicato alla patologizzazione dell'infanzia. Da domani 28 aprile l'inaugurazione alle 16:30, all'11 maggio a Villa Giulia a Verbania la mostra Segni d'arte, in esposizione il materiale artistico realizzato nei laboratori creativi dai bambini degli asili nido cittadini, un progetto sostenuto da Fondazione Comunitaria del VCO. Abbiamo lavorato partendo dall'arte, che è un mondo aperto, libero, dove
soprattutto si può sperimentare, chiunque può sperimentare qualsiasi cosa, con qualsiasi materiale, con qualsiasi idea. E partendo proprio dal discorso della sperimentazione abbiamo lavorato con i bambini, abbiamo iniziato a mostrare loro immagini di quadri proiettati sui muri, e non solo loro potevano guardare, ma ci sono entrati completamente, quindi il quadro si rifletteva sui loro vestiti. Abbiamo tutti questi materiali in una mostra, come è organizzata questa mostra? Allora, la mostra è organizzata, i materiali saranno esposti in modo da, spero, sorprendere anche i bambini che li hanno fatti, in modo da riprendere ancora questa meraviglia verso i colori, le forme e i segni. Ci saranno poi tre stanze, una per colorare, una con proiezioni di quadri, l'ultima con tavoli e lavagne luminose. E nel contesto di questa manifestazione, il 14 maggio ci sarà un incontro con un famoso importante pedagogista che insegnerà come non drammatizzare, non fare diventare patologia ogni piccola manifestazione della psicologia e della psiche infantile dei nostri bambini, perché si tratta di un normale approccio alla realtà e ai problemi di tutti i giorni. I bambini non sono malati, ma sono bambini. Recuperare il ruolo educativo adulto per evitare la patologizzazione dell'infanzia, il titolo della serata al Teatro Maggiore di Verbania con il pedagogista Daniele Novara. In apertura di pagina sportiva parliamo di basket. Domani alle 21 a Verbania la prima dei play-off della Paffoni contro l'Aurora Desio. La squadra di Ghizzinardi vuole tornare in Serie A2. Dopo 9 mesi, dopo tante chiacchiere, è arrivato il momento di fare sul serio. Da domani scattano i play-off che la Paffoni vuole giocare da protagonista, sognando il traguardo della Final Four di Montecatini. La prima avversaria si chiama Aurora Desio, dell'ex Daniel Perez, di Fabrizio Frates in panchina. Una squadra che era partita malissimo, con 5 sconfitte nelle prime 5 giornate, poi però ha saputo centrare la qualificazione nelle prime 8 ed è una squadra da temere, da rispettare. Sì, appunto, se poi togliamo questo 0-5 iniziale, il record è di tutto rispetto. È una squadra giovane, talentuosa, Daniel su tutti, ma Perez, ma anche Fumagalli, Fiorito, piuttosto che dalla panchina altri giovani Virgulti, che già l'anno scorso con Reggio Emilia per esempio fecero tanti canestri qua in gara 1, per cui una squadra da temere soprattutto in campo aperto, una squadra contro la quale bisognerà controllare il ritmo, perché appunto essendo una squadra giovane, talentuosa e ben allenata è cresciuta enormemente, e giocarlo nel loro terreno preferito, cioè avanti e indietro alla massima velocità, potrebbe essere pericoloso, per cui dobbiamo prendere insegnamento dalle ultime partite di regular season, quella di Cecina e quella in casa con San Miniato, dove a volte siamo andati fuori ritmo, e penso che sia il primo passo per costruire una gara 1 solida. I playoff sono anche una straordinaria occasione di vetrina per Omegna e per tutto il territorio, ecco perché l'area camper Lago d'Orta e Omegna in particolare è vicina alla Paffoni. Area camper Lago d'Orta crede molto nello sport e anche nella Paffoni, soprattutto fin dall'inizio e da sempre. E lo sport è un veicolo trainante del turismo, guai a non collaborare, guai a non dare un credito, insomma, soprattutto a quello che è una squadra e una società sportiva locale, nostra. Ed ora i motori con una notizia davvero esplosiva: Caffoni e Minazzi potrebbero prendere parte al rally di Monte Carlo. L'ossolano Davide Caffoni e il cusiano Max Minazzi nel 2019 a Monte Carlo al Mondiale Rally? Le probabilità sono altissime. Sono in arrivo perciò grandi novità per i motori targati VCO. Durante la registrazione dello speciale dedicato alla quinta edizione del Rally Due Laghi Città di Domodossola, in onda sulla nostra emittente martedì 1 maggio alle 19.30, i recenti vincitori della manifestazione svoltasi ad inizio aprile in Ossola hanno anticipato che potrebbero partecipare l'anno venturo al Rally di Monte Carlo, tappa del campionato del mondo. Stanno organizzando la trasferta nel Principato di Monaco insieme a Beppe Zagami, patron di New Turbomark. Sarebbe il coro di anni di impegno e passione, hanno detto Caffoni e Minazzi. Inoltre non ci sarebbe niente di meglio che correre a Monte Carlo per tenersi impegnati anche nei mesi invernali. Ma le novità non sono terminate.
L'altra grande notizia è arrivata direttamente da Beppe Zagami e riguarda la sesta edizione del Rally Due Laghi Città di Domodossola. Nel 2019 vorrei sdoppiare l'evento, ha sottolineato Zagami. La formula del Rally Day piace e non vogliamo stravolgerla. Pensavo di proporre due Rally Day, uno con le storiche, l'altro molto simile a quello degli ultimi anni. Inoltre confermo che cercheremo di conciliare il lato sportivo con quello culturale e musicale, come accaduto quest'anno col concerto di Omar Pedrini. Prossimo rally in Piemonte per la scuderia New Turbo Marche il 25 e il 26 agosto con il rally della Lana nel Biellese, e ancora in autunno nel Cusio ci sarà l'ormai collaudato rally del Rubinetto. E vi ricordo il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Per il momento è tutto, grazie per averci seguiti e buon proseguimento con le nostre trasmissioni.